Quinta vittoria consecutiva per l'Arezzo, che rifila 3 gol a Renate e vola al terzo posto in classifica, quota 21. Privo degli squalificati Sirri e Moscardelli, Sottili si affida a Solini in difesa e Grossi in avanti. La gara viene già chiusa nel primo tempo, Arezzo in vantaggio con Polidori su una ripartenza, raddoppio poi di Foglia. A sorpresa arriva poi la rete del Renate con Anghileri. A rimettere la gara in sicurezza ci pensa poi un errore del portiere Cincilla, che stende Yanga dopo essersi fatto anticipare. Dal dischetto Grossi trasforma ed è 3-1. Nella ripresa soprattutto devastanti le azioni di Yanga, Arezzo che va vicino alla quarta rete anche con Arcidiacono che colpisce il palo. Secondo me non per cercare il pelo nell'uovo, potevamo fare ancora meglio perché potevi capitalizzare meglio le diverse occasioni da gol che abbiamo creato, e nonostante non abbiano in pratica mai tirato in porta, potevamo gestire meglio anche i minuti finali. Abbiamo smesso di avere il coraggio di giocare palla, sulla stanchezza ci siamo accontentati a fare solo esclusivamente retropassaggi su Massimiliano oppure buttare qualche palla lunga. Mi è piaciuto molto, al di là dei complimenti di Foschi, insomma mi è piaciuto molto la voglia di non subire gol che abbiamo avuto soprattutto nei 15-20 minuti finali, a dimostrazione della continuità agli ultimi 20 minuti di Livorno, a dimostrazione della compattezza di cui in questo momento siamo alla ricerca. Vogliamo proprio diventare compatti, diventare solidi, concedere il meno possibile agli avversari, perché sappiamo che questo finora è stato uno dei problemi che si sono avuti dall'inizio della stagione.